Bravo, bravo! Andando la chiude! Gentili telespettatori, buonasera e bentornati a Turnover, 23° appuntamento della trasmissione calcistica che si occupa dei dilettanti campani, in prevalenza calcio di eccellenza girone B, promozione girone A e promozione girone C. A farci compagnia questa sera c'è il bomber, tra virgolette, dell'Eglanese, Raffaele Capone, con cui parleremo di eccellenza, ma non disdegneremo di parlare anche di promozione, in quanto due sue squadre lottano per i piani alti della classifica nei rispettivi campionati. Ma partiamo dal campionato di eccellenza che sicuramente diventa sempre più bella, sempre più entusiasmante, vuoi perché le squadre, le battistrada, frenano oppure si fanno battere da squadre inimmaginabili, forse prima del turno. Ma sicuramente sta di fatto che perdono una grossa occasione l'Amalfi e il Santa Maria di Castellabate, perché la sconfitta dell'Acropoli e del Cervinara sicuramente era importante per queste squadre per rilanciarsi e arrivare a ridosso delle due battistrade. Ne approfitta solo il San Tommaso, che va a vincere in casa dell'Eritto Valdiano, quindi accorcia, balza in seconda posizione in classifica e diventa un campionato più bello. L'Eglanese, sorpresa di questo campionato, si piazza 4-4 in sesta posizione, scavalcando proprio il Sant'Agnello, e sicuramente, già dicevamo, l'abbiamo sempre detto, che insieme, a mio parere, insieme all'Amalfi e al consacrato Cervinara erano le sorprese in positivo di questo campionato. Ora è una certezza, ma è una certezza importante. Raffaele, cosa si prova a stare ad essersi già salvati e soprattutto a stare a ridosso delle battistrada? Beh, è un orgoglio per tutta la squadra, ovviamente, perché siamo partiti per fare una salvezza e invece ci troviamo a 3 punti dalla quinta dopo aver battuto il Sant'Agnello. Quindi diciamo che l'Eglanese è una delle squadre che è più in voga del campionato. Partendo dalle battistrada, Cervinara l'avete incontrata sotto un diluvio universale e l'andata, dico, di quella partita si può dire ben poco, perché alla fine forse chi teneva più forza fisica o più aveva più fortuna ha vinto la gara. In quell'occasione ha vinto il Cervinara, 3 grosse ingenuità da parte di tutti e due i portieri regalarono la vittoria al Cervinara. Ma tu cosa pensi del Cervinara e dello stato attuale del Cervinara? Beh, io penso, allora, prima di tutto il Cervinara penso che sia una grande squadra, partendo dagli uomini che c'ha, dai singoli, visto che c'è gente che ormai in eccellenza ci naviga da 4-5 anni e ha vinto anche dei campionati. Forse i problemi societari, quelli là che si leggono, queste cose che si leggono, ovviamente danno fastidio, penso, alla squadra, perché non sono cose che riguardano loro, però non sono problemi della squadra, ma sono problemi societari. Però so benissimo che quando ci sono questi problemi è difficile pensare soltanto al calcio, ecco. Sì, indubbiamente c'è da dire che i problemi del Cervinara sono legati anche alla crisi societaria che ormai è sulla bocca di tutti, ma al di là di tutto ciò, sabato scorso in quel di Solofra il Cervinara non ha giocato male, anzi ha giocato una buona gara, c'è stata forse troppa approssimazione sotto porta, si sono presi dei gol balordi, tutto da registrare. Mentalmente è una squadra che sotto tanti aspetti va ricostruita, però gli uomini ci sono, la classifica parla chiaro, il Cervinara è in lotta ancora per la vittoria del campionato, quindi sicuramente è una gara da archiviare e pensare al futuro, cosa che faranno i giocatori sin da domani. A tal proposito, domani ci sarà una piccola festicciola inter-nos ai giocatori per il compleanno di Krivica e di Furno, dimostrazione che c'è grosso collante tra di loro, si vogliono bene, c'è armonia, questo fa capire che il Cervinara è vivo e vegeto e sicuramente darà battaglia fino alla fine. Cade l'Acropoli in quel di Battipaglia, De Angelis ieri era un fulmine di guerra, ha trafitto la squadra di mister Esposito, un'Acropoli che già Cervinara nell'infrasettimanale aveva dato cenni di cedimento sotto tanti aspetti, però a Battipaglia
ha incontrato una Battipagliese che non ha perdonato nulla, ha vinto la gara e a mio parere ha riaperto tutto, perché un pareggio dell'Acropoli forse avrebbe sentenziato la fine del campionato. È un mio personale parere, però io penso che alla fine era così, i 4 punti erano difficili da recuperare. Ora tutto è riaperto. Dell'Acropoli, voi che siete state una delle bestie nere dell'Acropoli, l'avete vinta là e l'avete in casa. Che idea è di questa squadra? Guarda, quando abbiamo all'andata sicuramente abbiamo vinto 2-1, loro avevano 4-5 assenze importanti. Poi a dicembre hanno fatto mercato, so che hanno preso mercato importante, hanno preso 3-4 giocatori, quindi al ritorno sarà tutta un'altra partita, questo è in dubbio. Però vedo che poi fuori in casa vincono, poi fuori casa fanno sempre un po' fatica, come con Cassia San Giorgio, con la Battipagliese, e quindi diciamo che vincere solo in casa e poi fuori casa bisogna fare i punti per vincere il campionato, è la verità. Diciamo subito che è la migliore difesa del campionato, nonostante ieri abbia preso 2 gol, perché l'altra migliore difesa del campionato era il Santa Maria del Cilento, che ne ha presa addirittura 3, quindi resta ancora la migliore difesa del campionato. Scorrendo un pochino la classifica, seconda piazza per il San Tommaso, San Tommaso di Mister Messina vince abbastanza agevolmente, nonostante le tante assenze, perché ha una miriade di infortunati, vince in casa del Valdiano, si mette a 2 punti dall'Acropoli. Domenica c'è San Tommaso e Clanese. Due squadre, un derby della provincia di Avellino ad altissimo livello, l'altro sarà Cervinara Virtus Avellino. Diciamo domenica l'Irpinia si incontra tra di loro e saranno delle belle partite, però la vostra è la partita, una delle partite più belle della giornata. Sì, indubbiamente è la partita clou, diciamo, di questa giornata, penso. E noi ce la giochiamo come abbiamo giocato tutte le partite finora, anche perché in quella zona playoff, diciamo, ci crediamo, anche perché da adesso in poi guardiamo le squadre che stanno su, non guardiamo più le squadre che stanno giù, quindi andiamo là, andiamo a giocare la nostra partita. Per fortuna abbiamo superato gli infortuni e le assenze, dovrebbe mancare solo Calabrese, e quindi andiamo lì, ce la giochiamo. Un ex, sì. Quindi andando avanti nelle squadre, ieri ho assistito a Amalfi Scafatese, mi ha fatto una buona impressione la Scafatese. La Amalfi gioca sempre il suo bel calcio arioso, veniva da 7 punti in 3 gare fuori casa. Ieri ha toppato in casa, tra virgolette, ha toppato perché non ha giocato male, però ha trovato una squadra che con il mercato di dicembre si è rimborsata al massimo. Un punto tranquillo, e domenica fa visita al Sant'Agnello, altra rivelazione del campionato. In casa è tutt'altra cosa, però il Costa d'Amalfi, che avete incontrato poco tempo fa, è un'ottima squadra. Sì, abbiamo incontrato in Costa d'Amalfi la Scafatese, che abbiamo perso. Costa d'Amalfi per me è una squadra delle più organizzate del campionato come gioco, poi c'ha qui davanti c'ha Marino e Mascolo che veramente fanno la differenza. È una squadra complicata da giocarci contro, una squadra che corre molto fino all'ultimo, organizzata, e noi abbiamo pareggiato 0-0, però ci hanno messo in difficoltà il primo tempo con 35 minuti. Comunque sì, la Costa d'Amalfi è la squadra, una delle più organizzate. La Scafatese invece abbiamo incontrato, abbiamo perso 3-0. E è cambiato in confronto all'andata, perché all'andata vincemmo 6-0, fu una partita facile. E invece il ritorno è stata tutt'altra partita, anche se avevamo 4 assenze importanti tra Calabrese, De Capossela, Rosanto Suosso e Cataruzzo, mancavano. Però loro, tutt'altra squadra, al girone di ritorno, è vero. Hanno fatto un grande mercato. Il fatto di avere Siciliano lì davanti, Siciliano e Rocchi che fanno differenza. Sparandeo si è infortunato. Quindi si è infortunato con noi. Si è infortunato con noi che perdiamo già 2-0, sì. Arriviamo al Santa Maria del Cilento. Santa Maria del Cilento, che è una squadra di cui pochi parlano, però se si vanno ad analizzare i calciatori uno a uno, il meno esperto ha almeno 10 campionati di eccellenza sulle spalle, un allenatore importante, però ha dei grossi colpi a vuoto. Vedi in casa con la Amalfi, ha perso ieri a Castel San Giorgio dove vinceva 2-1, anche se c'è da dire che il Castel San Giorgio era ammazza grande, ha vinto col Cervinara, ha vinto con la Cropola, ha vinto col Santa Maria, quindi era ammazza grande dalle Murami. Secondo te, delle squadre che vi precedono, avendole viste tutte, chi è più facilmente abbordabile? Una domanda complicata questa, ma più che altro
Non penso alle squadre che stanno sopra, io penso anche quelle sotto che sono tutte organizzate, quindi ogni partita è una storia a sé, cioè non c'è una squadra dove tu vai a giocare, dici oggi casomai è più semplice delle altre, sono tutte squadre organizzate, sia in casa che fuori vengono tutte a giocarsi la partita. Quindi diciamo che stando alla classifica, ovviamente noi aspiriamo a prendere Santa Maria che ci sta 3 punti sopra, però poi il campionato, cioè oggi vinci, noi abbiamo fatto 3 partite e 1 punto, poi abbiamo fatto 2 partite, 2 vittorie e stiamo di nuovo lì. È Quindi molto è molto equilibrato. equilibrato, si possono perdere, si possono guadagnare i punti ogni giornata, diciamo. Quindi noi vediamo, una partita alla volta vediamo. Ormai si è diviso in due tronconi il campionato, perché togliendo Castel San Giorgio, Virtus Avellino e Battipagliese, che sono le squadre di quadro, le squadre centrali, Sant'Agnello e Castel voi San siete Giorgio, però lo. è Castel San Giorgio ha incontrato tutte quelle sopra, le grandi ha vinto, Però il quindi discorso è che c'è un fuori piccolo casa fa vantaggio. pochissimi punti, quello è Sì, il guaio. però se fa punti pure fuori casa, poi dopo. Diciamo che delle squadre, Castel San Giorgio o Sant'Agnello e voi e Battipagliese e Virtus siete squadre di mezzo con voi che avete un gradino in più per tentare l'assalto ai playoff. Poi c'è la parte bassa, dove si inizia con la Scafatese, che abbiamo detto è una buona squadra. C'è la Palmese che sta risorgendo anche se ha vinto contro un derelitto San Vito Positano. Poi c'è il Solofra che con i punti insperati contro il Cervinara si è portato a 20 punti, quindi sogna un tantino ancora di uscire dai meandri della bassa classifica. E il Faiano e il Valdiano che sono più giù, anche se il Faiano gioca bene, però non prende nulla, non prende mai punti. Quindi come ti spieghi la bassa classifica? La bassa classifica, secondo me, forse tranne le ultime due che sono Valdiano San e Vito San Positano. Vito Positano, le altre si giocano la salvezza perché penso che la Palmese, Scafatese, Faiano, sono tutte squadre organizzate che si stanno giocando, rende la salvezza alla grande, però stanno tutte là e quindi è complicata. È complicato per quelle sotto. Infatti, la fortuna nostra è che ci siamo salvati e che abbiamo fatto i punti perché ne abbiamo 36, ma invece di 36, se ne avevamo 30, già iniziava a diventare complicato perché le partite sono tutte difficili, quindi. L'equilibrio regna veramente sovrano in questo raggruppamento. Arriviamo a te e alle Clanese, perché abbiamo lasciato il discorso Clanese per la fine. Presidente Casale fa sacrifici immani, veramente è da lodare per quello che riesce a fare, possiamo dire da solo, tra virgolette, perché alla fine è lui che porta avanti un gruppo veramente inossidabile, perché poi alla fine tutti dicono le Clanese, ma le Clanese, se vogliamo andare ad analizzare a giocatori che hanno un passato, iniziando da te, passato da Serie D, c'è Capossela, c'è Grasso, c'è Santo Suosso, c'è Orefice, c'è Cataruzzolo, ci sono Calabrese, ci sono tanti giocatori che hanno un passato importante. Quindi, e poi c'è la mano di Alessio Martino che è un vulcano, però è un allenatore che sa il fatto suo, sa quello che vuole, forse a volte anche scontroso e per certi versi potrebbe essere anche antipatico, però è un allenatore che sa lavorare, sa il fatto suo e sa tenere soprattutto un gruppo unito. Sono questi i segreti, io sono andato per la parte alta, poi se c'è qualche altro segreto che No, puoi svelarci. i segreti sono quelli che diciamo sanno tutti: lavorare, l'impegno, sacrificio, l'umiltà di giocare ogni partita sapendo che di fronte abbiamo una squadra forte, e lavorare settimana per settimana preparando come fa il mister partita per partita che conosce a memoria tutte le squadre, tutti i giocatori, quindi ci fa la scheda di ogni giocatore, quindi quando scendiamo in campo sappiamo che abbiamo di fronte e quello già è un vantaggio, un grande vantaggio. E poi noi mettiamo il nostro, cerchiamo di dare il massimo, poi ti ripeto, come squadra abbiamo 5-6 over esperti che fanno questa categoria, hanno fatto le categorie superiori, e poi abbiamo un gruppo di giovani che comunque ci danno una mano, una grossa mano, che si stanno affermando, ti dico la verità. Senti, come ti spieghi i tuoi tanti gol? Li hai sempre fatti, non forse in questa misura, però hai sempre segnato i gol. Anzi, spesso qualcuno diceva Capone segna dei gol di testa, spesso, perché nonostante non hai un fisico da granatiere, però di testa ti fa rispettare. Ora di piede, però ne stai facendo veramente tanti. Sì, capita, 2 punizioni, 4 gol ho fatto, quindi non sono tantissimi, ti 4 gol ripeto. per. Però sì, un rigore, 2 punizioni con la Battipagliese domenica scorsa e poi quest'altra punizione che è andata direttamente dentro. Sì, no, beh, il gol 2 anni fa,
Io ne ho fatti 12 a Sant'Agata e 14 l'anno prima, quindi l'anno scorso, però giocando in un altro ruolo, quest'anno sto giocando difensore centrale e quindi è più difficile segnare, però no, sono anche fortunato forse, però di solito ho sempre segnato. Bene, andiamo a chiudere il campionato di eccellenza, ci tuffiamo in prima in promozione che ha visto la sconfitta del Montesarchio contro il Marcianise, una sconfitta che, ironia della sorte, il Montesarchio ha perso di rimessa contro il Marcianise, cosa che sembra strano perché giocava in casa, aveva recuperato la gara, ha giocato un'ottima gara il Montesarchio, non meritava assolutamente la sconfitta, ma il calcio è questo, purtroppo chi è nella parte alta della classifica, Sornione Sornione riesce a portare a casa i punti anche con il minimo sforzo. Tu sei un ex del Montesarchio, sei un ex della Virtus Godi, girone A dove queste squadre sono protagoniste con budget limitatissimi. Quindi dimostrazione che a volte anche il budget conta poco, nonostante il girone A da sempre è considerato uno dei gironi più importanti e soprattutto uno dei gironi più fermi del campionato di promozione. Però le sannite si stanno facendo rispettare. Secondo te dove possono arrivare? Beh, allora il Montesarchio è lì insieme alla Forza e Coraggio e al Sant'Agata per fare i playoff. Poi ovviamente c'è Casalnuovo e poi c'è Villa Literno che secondo me è quella che sta deludendo di più perché anche l'anno scorso aveva una grande squadra e ha fatto i playoff e quest'anno non riesce a carburare in nessun modo, diciamo, Nonostante perché le ingenti spese non riesce. Secondo me era la squadra da battere all'inizio, per i nomi che c'ha, poi non lo so, problemi, infortuni, squalifiche, Cambia e allenatore. cambio allenatore, quindi poi dopo si è trovata lì giù e adesso sta cercando di risalire, però non riesce mai a cambiare marcia, vince, poi la partita dopo non riesce a vincere, quindi non riesce. I playoff stanno lì per tutte quante le per Forza e Coraggio, Sant'Agata e Montesarchio, quindi. Proprio della Virtus Godi, che pensi, il presidente Carfora ha limitato al massimo anche per tanti altri aspetti, però squadra con un allenatore importante e con tanti giovani si fa rispettare. Infatti la squadra è giovanissima e il campionato che stanno facendo è inaspettato, però c'è da fare solo i complimenti per quello che hanno fatto fino ad ora, anche se domenica mi sa che hanno perso Hanno perso, sì, sabato, 1-0. però c'è da fare solo i complimenti soprattutto alla società, ma all'allenatore che con una squadra veramente giovane sta facendo grandi cose. Passiamo al girone C che si riapre, poteva essere la giornata del KO definitivo, anche perché il Grotta aveva due tiri all'arco, due tiri con l'arco da centrare, però non ha sbagliato perché si poteva accontentare anche del pareggio, ha perso in casa contro un Lioni che sicuramente con Troiano, Torsiello 5 e tanti altri da Cierno. È una delle squadre importanti, è a 9 punti con una gara da recuperare, potrebbe arrivare a 6, quindi è ancora tutto in gioco. A Grotta sicuramente si leccheranno le ferite e parleranno dell'occasione persa, però hanno una squadra che è importantissima, una squadra che poche volte ha fallito. La giornata storta ci può essere contro tutto e tutto, contro una squadra che aveva già vinto anche all'andata 3-1, perché il Lione ha battuto pure all'andata. Secondo te sarà lotta fra queste due? O si potrà inserire qualcun'altra, anche se sembra che la distanza sia lontana. No, si allatta fra questi due fino alla fine, anche se poi penso che Grotta, se 3-4 partite poi se le vince, ha vinto, diciamo, quindi 6 punti sono tanti, non sono Quello è il pochi, discorso. non sono, Oltretutto quindi. c'ha la gara da recuperare, ma la deve fare fuori casa e la deve vincere, non è che l'ha già vinta. Perché il Lione deve vincere tutte le partite, Anche se lì si parla di secondo posto, si parla di arrivare secondi per forse distanziare seconde nove per punti. non fare i playoff con la terza, Per con la distanziare terza, per nove fare punti. direttamente la finale, sì, quello sì. Sembra che ci stiano lavorando la terza, la quarta e la quinta per non farli fare, perché ieri il Baiano ha perso, quindi diciamo che sta succedendo questo. Però è un girone C di promozione meno bello e soprattutto meno forte degli anni scorsi, proprio perché non c'è la presenza delle sannite. Penso di sì, quando ho fatto quello Grotta 3-4 anni fa, 3 anni fa, c'era Cervinaro, Paolisi, Grotta, poi non ricordo, Leclanese pure, quindi era secondo me un campionato molto più forte Stanno di venendo meno le quest'anno. napoletane, napoletane salernitane perché San Severinese, Cimitile, queste sono squadre alzate, sono squadre
che hanno forse anche altre squadre importanti nello stesso paese. Sì, ma forse perché hanno visto il Grotta che andava forte, quindi diciamo che a dicembre non hanno fatto queste spese per vincere e quindi il campionato non si è alzato di livello. Un'ultima domanda che riguarda i tanti anni di tua esperienza nei vari campionati in cui hai giocato. Il tuo anno più importante e soprattutto c'è un ricordo a cui leghi un anno importante? Ma sicuramente quello della forza e coraggio che abbiamo vinto quando, con il presidente Taddeo, che abbiamo vinto il campionato. La squadra era forte è stato il campionato forse più bello, anche se non ho fatto neanche un gol che campionato, però abbiamo vinto il campionato, quindi il ricordo di quel campionato è importante. Bene, andiamo a chiudere questa trasmissione. Come sempre noi cerchiamo di parlare con ospiti mirati, di parlare di campionati di cui ci interessiamo e soprattutto delle gare che andranno anche a svolgersi, perché abbiamo parlato di quelle passate ma anche di quelle future, sperando che questo campionato di eccellenza sia di gradimento a tutti e soprattutto che questa trasmissione vi riesca a far capire ciò che avviene nei vari campionati. Io vado a ringraziare Raffaele Capone, a cui auguro il meglio, a lui e alle Clanese e a tutte le squadre avvenute per quello che stanno facendo. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre con Turnover. Da Franco Pitaniello, una buona sera.